Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica che esce un po' quando mi pare, che però vi mostra un gioco che potrebbe diventare una serie sul canale. Oggi giochiamo a questo Ink Uninati. Come si chiama? È un gioco di parole tra la parola Illuminati e Ink, che sta per inchiostro. In italiano purtroppo suona un po' maluccio, però è un gioco molto molto interessante che mi è stato consigliato proprio da voi e mi è arrivata la stessa settimana praticamente una chiave nella versione demo, e poi ci sarà la versione ovviamente completa quando uscirà. Non è ancora uscito, però intanto ve lo volevo mostrare. Faremo una partita di demo e poi vi mostro la campaign teaser, così potete farvi un'idea insomma di che cosa si parla. Vedete che abbiamo diversi personaggi, in questo caso ne abbiamo solo due, abbiamo Godfrey e Hildegard, e abbiamo è un gioco in cui è un PvP, quindi no, PvE, no, neanche, ho detto una cavolata, vabbè, è un gioco uno contro uno in cui abbiamo diverse cose da fare. Adesso vedete esattamente di che cosa si parla. Ve lo volevo mostrare proprio nella parte prologo intanto, che è proprio il più semplice che non si può, in modo che vedete effettivamente cosa sta per succedere. Intanto abbiamo un filmato introduttivo che vi mostro, che è sempre carino. E questa è la plancia di gioco iniziale. Bello l'ambientazione, appunto siamo seduti a un tavolo e siamo due personaggi che si stanno combattendo. Semplicemente adesso vi mostra cosa fare. Qua c'è la barra delle opzioni che abbiamo in mezzo in basso, la possibilità insomma di disegnare cliccando diverse cose. Là in alto invece c'è la nostra energia e le nostre bestie da fare. Quindi come funziona? L'area di gioco è quella, è la barra che c'è sotto dove è disegnato il nostro personaggio, e abbiamo il nostro Godfrey da questa parte. Possiamo cliccarlo e fargli fare diverse azioni, la prima delle quali potrebbe essere, vedete che in alto abbiamo l'inchiostro, abbiamo 10 di inchiostro in questo caso da utilizzare. Possiamo evocare una di queste unità. Abbiamo il cane spadaccino, il cane lanciere, il cane arciere e l'asino bardo. Intanto andiamo con uno spearman da mettere qua. Quindi quando lo evochiamo, vedete, viene disegnato sul campo, e c'è una differenza tra se ha gli occhi aperti o gli occhi chiusi. Quando ha gli occhi chiusi vuol dire che ha appena fatto la sua mossa. Quello che possiamo fare è, invece con la nostra unità, possiamo spostarci indietro, avanti, e usare questo per fare smack e quindi colpire direttamente il nemico. Quindi c'è il nostro avatar, ma in realtà il nostro personaggio è fuori e userà la sua mano. Infatti, se vedete, possiamo spostarlo fisicamente, il nostro avatar in avanti. Aspettiamo un attimino e aspettiamo il prossimo turno, vediamo cosa fa Hildegard, che mette Casimiro, il coniglio, capitolo 2, e quindi collezioniamo a questo punto l'inchiostro. C'è dell'inchiostro per terra, a volte lo troviamo uccidendo i nemici, a volte lo troviamo semplicemente, come in questo caso, muovendoci in questa casella. Dobbiamo stare fermi un turno qua per poter collezionare la cosa, se no non possiamo fare niente. Vedete che ogni unità ha diverse cose, può fare l'attacco a distanza di 2 massimo, perché è un lanciere, ha la possibilità di spingere l'unità, di pregare per poter fare danno più facilmente al prossimo turno. Intanto facciamo semplicemente un aspetto in questa posizione, lui probabilmente mi attaccherà da lontano. Esatto, mi ha attaccato direttamente lui da lontano. Noi continuiamo a muoverci un po' più avanti, e il bello è che sopra vedete che sta succedendo il track di quello che succede, quindi viene scritto tutto quello che stiamo facendo parola per parola in una maniera molto molto interessante e elegante soprattutto. Possiamo colpirlo da qua? No. Allora aspettiamo e possiamo recuperare stando fermi anche un po' di inchiostro, perché effettivamente ci serve. La struttura del duello è questa, quindi vedete che è un'unità nostra, un'unità loro, un'unità nostra, un'unità loro.
quindi non è che prima facciamo tutto noi, prima loro, ma è un pochino diverso da quel punto di vista lì. Quindi adesso possiamo ad esempio spostarci in avanti di uno e attaccare a distanza. Abbiamo anche questo sistema qua, i danni che facciamo, e poi dobbiamo semplicemente cliccare nel punto giusto. In sostanza tu mi freghi delle cose, sì, perché mi sono mosso io male, e tu hai 5 d'energia. Ok, quindi intanto evochiamo uno spadaccino da mettere qua. Perfetto, non sono ancora bravo a questo gioco, ma ci provo, e vediamo di attaccare lui direttamente. E ci spostiamo. E non ci spostiamo. Facciamo tasto destro e fermiamoci. Tu chi evochi ancora? Un altro lanciere. E stai fermo per accumulare un po' di cose. Adesso tocca a noi di nuovo. E ovviamente ci sono anche delle cose, insomma, da imparare in giro per la mappa. Però intanto vediamo di... Vedete che abbiamo quanto in blu o in verde, insomma, questo colore qua è una mossa e l'altra mossa è questa. Quindi c'è la solita cosa che ormai conosciamo. Qui abbiamo del nero, che vuol dire che stiamo per ucciderlo col teschio. In questo caso l'abbiamo ucciso e vedete che lui viene a prendersi il suo posto e mi attacca e mi fa un altro po' di danni. Brutta roba. Vediamo un attimo di usare prima te per spostare lui. Possiamo spostare anche le unità avversarie. Ok, e poi vorrei utilizzare... Tu stai fermo. Tu vieni di qua. E a questo punto tu attacchi lui. E gli vediamo di fare 5 danni, 4 danni, ok. E qua c'è spiegato, insomma, tutto quello che succede. E ad esempio è arrivato il fuoco adesso. La meccanica del fuoco è interessante per evitare che le battaglie vadano avanti all'infinito. E fondamentalmente... Qui arriverà del fuoco e l'unità che arriva lì muore automaticamente, quindi bisogna stare attenti a trovare la zona giusta per poter fare tutto quanto. Quindi tu puoi continuare ad attaccare lui, direi. Fai un attacco normale, vediamo se riusciamo a beccare. Ah, niente. Ottimo, adesso toccherà a lui. Vai a evocarmi un arciere. Vediamo se riusciamo a spostarlo. Tu vieni qua e attacchi direttamente questo. Boom! 7 danni. E tu puoi muoverti qua. Non posso muoverti, vero? Devo farti muovere così per forza, perché sennò non puoi muoverti normalmente. Scappiamo leggermente dal fuoco ed evochiamo anche noi un... Non abbiamo il bardo da poter evocare. No, stiamo fermi un attimo e proviamo a evocare il bardo il prossimo turno. Intanto il fuoco diventa vero e questa casella adesso è minacciata dal fuoco, infatti lei comincia a spostarsi. Adesso tocca a noi. Tu hai possibilità di venire qui e mi attacchi. Abbiamo anche push da poter fare per poter buttare fuori addirittura dalla cosa. Potrei spingere... No, facciamo questo per poter attaccare loro due. Ah no, ok, non ha funzionato perché ho attaccato le due caselle davanti. Infatti adesso avrei dovuto attaccare, ma va bene lo stesso. Ok, poi ci sei tu che hai il discorso che puoi attaccare due unità che stanno vicino a te. Se fai push su di lui... Ok, ho fatto una cavolata, però va bene lo stesso. Era giusto per provare una cosa nuova. Tu colpisci lui. Ok, e mi spingi avanti lui in modo che va su quello. E non evochiamo niente. Perfetto, siamo a 10. Vediamo cosa fa il fuoco che continua ad avvicinarsi da questa parte. Tu ti puoi anche curare automaticamente. E mi spingi lui nel fuoco, purtroppo. Ok, tocca a noi. Teoricamente io posso attaccare qua. Perfetto. Adesso bisogna stare attenti a non farsi spingere dentro la cosa. Intanto evochiamo l'unità nuova che... Ok, è un bardo asino con la trombetta nel sedere. Ok, e tu ti muovi avanti.
Vedete che salta una zona ed è, siamo qua e finisci il turno. E finisce il turno. Capitolo 8, vediamo cosa fa. Fuoco diventa sempre più tosto. Adesso tu ti muovi, però io ti posso spingere indietro a sto punto. Push. Ok, tu vieni qua. Fai ancora push. Ah! Ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo. Ovviamente ci sono tantissime citazioni dei Monty Python e di alcune delle prese in giro che fanno parte, insomma, della storia medievale. Prese in giro, insomma, in formato moderno. Qua c'è tutto quello che abbiamo fatto. Se volete leggervelo, avete anche questo, che è una cosa molto interessante. E poi abbiamo la possibilità di settare il dual setting. Abbiamo anche sbloccato un paio di cose nuove che sono, vedete, zone diverse, più piani, la torre indietro, insomma, parecchia roba. E vediamo pure che cosa ci aspetta allora nella campagna effettiva. Un'incredibile campagna single player. Quindi abbiamo Dennis, Godfrey, un creatore di personaggi. Molto bello. Battaglia contro le leggende dell'epoca medievale. Abbiamo delle character skill e progressione, quindi possiamo imparare cose nuove. Abbiamo la possibilità di costruire il nostro esercito. Vedete che sono tante unità diverse da poter impostare battaglia per battaglia. E ci sono creature di tutti i tipi, bizzarre, anche la lumaca, tra l'altro. O qualcosa sulla testa. Battaglia, combatti contro la morte stessa. Sconfiggi tutti quanti i tuoi nemici e diventa il maestro leggendario di Inculinati. Quindi fico fico fico. Questo è un bellissimo gioco che secondo me può essere molto interessante. Un gioco simile che avete visto sul canale è Guild of Dungeoneering, da quel punto di vista lì, nel senso che è disegnato a mano e potrebbe essere molto interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi lascio tutti quanti i link in descrizione come sempre. E ci vediamo alla prossima, io sono Ace the Brave. Namaste, be brave.